Siamo alla politica, volge al termine il mandato del Consiglio regionale, prossimo al suo rinnovo insieme all'elezione del nuovo governatore di Puglia. Il consigliere regionale uscente Mimmo Santorso l'ha tracciato col nostro Francesco Rossi un bilancio di fine mandato. Sentiamo. Siamo ormai prossimi alla fine del mandato del Consiglio regionale, è già tempo di bilanci. Qual è il bilancio prima personale e poi politico di Mimmo Santorso? Questa è stata un'esperienza estenuante, entusiasmante sotto tanti aspetti, ma estenuante, perché rivestire il ruolo di rappresentante politico a livello regionale di una comunità come quella tranese non è facile, specialmente in un momento in cui i confini tra centrosinistra e centrodestra, i confini tra coerenza e incoerenza, tra i confini tra personalismi e interessi comuni sono davvero molto labili e nebulosi. È stata un'esperienza che comunque ho portato avanti con grande piacere insieme ai miei colleghi di gruppo, Enzo Colonna e l'assessore Sebastiano Leo, che tra poco saranno qui con noi. E credo che alla fine di questa esperienza fosse giusto dare ai miei concittadini il resoconto di quello che abbiamo fatto. Forse la cosa più importante, più bella che mi sento di aver fatto è quella che ho fatto pensando alla città di Trani, alla città della pietra, perché la pietra di Trani forse è l'emblema e la forza ed è stata la ricchezza per molto tempo di questa città. Ho fatto con la grande disponibilità della struttura dell'assessorato, la nuova legge sulle attività estrattive.